operai sono quasi un reperto, sono quasi un panda da tenere lì, allora parlano bene. Noi vogliamo spiegare che proprio qua a Pomigliano si era capito che il modello di relazioni industriali della Fiat di Marchionne era un modello che non si fermava a questa città, ma si estendeva a tutta la nazione italiana. E infatti dopo Pomigliano c'è stato Mirafiori, e dopo Mirafiori ci sono stati i primi cartelli delle holding nella zona della Lombardia e via di seguito. E oggi, con la riforma Fornero, quella contrattualità, quelle modalità di scambio tra lavoro e diritti, cioè tu lavori ma devi chinare la testa, sono ormai un patrimonio, ahimè, innegabile della storia italiana. E si è tornati indietro all'inizio del Novecento. Tutte le conquiste del movimento operaio, del movimento sindacale in Italia sono state cancellate. E sono state cancellate perché? Sono state cancellate perché poco alla volta si è ceduto. Si è ceduto ad esempio sul campo sindacale, ma si è ceduto anche sul campo politico. La politica oggi non conta quasi più nulla. Li vedete, centrodestra e centrosinistra, si litigano uno con l'altro, ma in realtà poi alla fine votano qualunque cosa questo governo chieda. Hanno votato in 530 con una maggioranza assoluta il pareggio di bilancio in Costituzione, cioè vuol dire che il nostro paese non avrà più una politica economica autonoma. La politica economica del paese la deciderà Bruxelles. E chi c'è a Bruxelles? Forse il Parlamento europeo? No, il Parlamento europeo non conta nulla. Ci sono le grandi banche, ci sono i grandi agglomerati. Noi avevamo usato un termine, neocarolingio, per raccontare della Francia, della Germania, delle banche inglesi, delle banche olandesi, di quel connubio di potere capitalistico che sta davvero massacrando tutta l'Europa, a partire dai nostri fratelli della Grecia. Pensate, la Grecia ha un prodotto interno lordo, il prodotto interno lordo è la ricchezza prodotta dal paese in un anno, dell'1,5% di tutto il prodotto interno lordo dell'Europa. Hanno detto che se non si bloccava la Grecia saltava tutto, ma se c'è l'1,5% basta una colletta per mettere a posto le cose. Invece hanno usato la Grecia, hanno usato il popolo greco come esempio per scardinare tutte le conquiste che c'erano in tutto il continente. Lo hanno fatto con parole d'ordine e con buona stampa, sì, perché questo governo, così come le banche, il grande capitale europeo, gode di buona stampa e di buona televisione. Pensate, negli ultimi 4 anni le banche private in Europa hanno ricevuto dai governi europei 3.500 miliardi di euro. È una cifra enorme, difficile fino a pensare, a quantificare. Ammonta all'equivalente dell'intero debito pubblico della Grecia, del Portogallo, della Spagna e dell'Italia. E questo equivalente lo hanno regalato in 4 anni alle banche. E poi invece ci raccontano che devono risolvere i problemi, che ci sarà la crescita. La crescita con questo modello di capitalismo non ci sarà mai più. Segnatevelo, ricordatevi le cose che noi preannunciamo, che noi analizziamo. Tra 10 anni il nostro paese sarà ridotto alla metà in termini di qualità della vita, in termini di salario, in termini di possibilità di vivere. E la responsabilità sarà dell'Unione Europea e del capitalismo. Oggi l'Italia è poco più che una colonia, e appunto a una colonia si addice un governo liquidatorio. Li hanno chiamati tecnici, in realtà sono dei ragionieri che raccontano dei numeri e coi numeri uccidono il popolo italiano. Questi numeri però hanno dietro delle persone, perché non esiste la neutralità dei numeri, non esiste la ragioneria quando si parla di popoli interi. E oggi il livello di vita del nostro paese si è abbassato, il lavoro dipendente è senza diritti e anche il ceto medio, che una volta era la caratteristica di questo paese, piccoli commercianti, piccoli imprenditori, piccoli artigiani, tassisti, benzinai, partite IVA, tutta questa gente viene proletarizzata in basso. C'è un processo di proletarizzazione del ceto medio. Tutto questo processo riguarda l'80-90% dell'intero popolo italiano.
e c'è quindi la necessità di dire parole chiare che la sinistra, quella sinistra che voi vedete nei salotti televisivi, non vi racconta. Quella sinistra sa che la politica non conterà più nulla, ma vogliono spartirsi quel poco di potere, di poltrone che si possono prendere. Parlano di simboli, parlano di alleanze, parlano di legge elettorale, sono tutte modalità per mettersi, per acconciarsi meglio, per ottenere qualche briciola da questo potere. Potrebbero mettere come simbolo tutti questi partiti, elenco i nomi, da Bersani a Vendola, da Ferrero a Grillo, sì anche Grillo, perché Grillo serve a contenere il malessere, serve a contenere il giusto malessere che c'è. Le persone che sono arrabbiate con la politica pensano che votare Grillo può far cambiare la situazione. Dovete capire, dobbiamo capire che ormai il voto conta molto poco, conta di più stare nella relazione concreta dei movimenti che esistono, conta di più stare dentro il movimento degli operai di Pomigliano, conta di più stare anche coi tassisti di Roma. Se tu riesci a governare la politica dei rapporti di forza, con 5.000 tassisti blocchi Roma, con 20 deputati puoi solo farti invitare a cena e saranno contenti loro e tu che vai a cena. Questa è la politica oggi e noi vogliamo davvero ricostruire in Italia un partito comunista, sì, un partito comunista che ridia la fiducia alla nostra gente, un partito comunista perché l'idea comunista, vi diranno che è vecchia, non ha nulla di più moderno che appunto l'essere la condizione di protagonismo del popolo. La storia del capitalismo, la storia dell'uomo, la storia del mercantilismo ha prodotto tante ingiustizie nel mondo. Oggi siamo arrivati al capolinea, questo capitalismo è in crisi strutturale. Non è che non si producono abbastanza automobili, non ci sono i soldi per comprarle. È una crisi di sovrapproduzione, è una crisi strutturale anche di sistema, perché questo sistema brucia l'ambiente nel mondo. Se ognuno di noi consumasse quanto uno statunitense, se ogni abitante del pianeta consumasse quanto uno statunitense, in media pro capite, servirebbero 5 pianeti. E dato che non li scopriranno nei prossimi anni 5 pianeti, è chiaro che quel modello di sviluppo che si chiama modello del capitalismo globalizzato è un modello di sviluppo finto, fatto di menzogne, fatto di gente che sta sotto e viene schiacciata sempre di più e pochi ricchi che detengono invece il potere e la grande ricchezza che esiste nel mondo. Comunisti sì, perché non avete riflettuto, pensate, in questi tempi, in queste modalità, ogni cosa che ci circonda viene prodotta in minor tempo, aumenta la scienza, aumenta la comunicazione, aumentano le capacità di produrre queste cose e quindi si potrebbe lavorare di meno, lavorare tutti e stare tutti meglio. Come mai si sta peggio? Si sta peggio perché esiste questo sistema, che è il sistema della concentrazione delle ricchezze nelle mani di pochi. Si chiama capitalismo. Non si chiama in un altro modo. E tutta quella finta sinistra che vi racconta che può esistere un capitalismo riformato, corretto, vi racconta una grande fandonia, perché questo capitalismo parte dal presupposto del fare il denaro. Il denaro conta sopra ogni cosa. Fare il grano, fare i soldi è quello che conta, vale più della dignità delle persone, vale più del lavoro delle persone, vale più di ogni cosa e non importa il modo con cui fai quel denaro, importa solo che tu ne faccia tanto e questo conta nei rapporti collettivi, nei rapporti sociali, ma anche nei rapporti individuali, conta se c'hai il denaro, conta solo quello e allora è chiaro che se il modello è questo, ognuno fa il denaro come può, non esiste il capitalismo buono dell'industria e il capitalismo cattivo della finanza. Esiste il capitalismo, punto e basta. Non esiste il capitalismo senza mafia, senza camorra, senza criminalità organizzata. Esiste il capitalismo, punto e basta. E noi ci battiamo appunto contro il capitalismo. Lo facciamo in un quadro politico internazionale, certo, mettendo anche dei paletti. Chi sono i comunisti? I comunisti intanto sono quelli che raccontano la verità. Qualcuno diceva che la verità è rivoluzionaria per davvero.
I comunisti sono quelli, ad esempio, che vi raccontano che la guerra in Libia è stata una menzogna raccontata agli italiani. È stata una guerra della Francia e dell'imperialismo europeo per sottrarre il petrolio che l'Italia aveva da Gheddafi. L'Italia aveva il 40% del petrolio da Gheddafi e la Francia il 5%. E oggi, guarda caso, dopo quella guerra, le proporzioni sono invertite. E non è vero che c'era la rivoluzione araba, la primavera araba in Libia, perché in Tunisia e in Egitto morivano di fame e per questo hanno fatto le rivolte. E non è vero quello che vi raccontano, che le hanno fatte con Twitter. Quanti di voi, qua, in questa piazza, di persone che conoscono la politica, che si impegnano, che si interessano, quanti di voi hanno Twitter, sono collegati a Twitter? Se alzassimo le mani, poche mani si alzerebbero. E voi pensate che Piazza Tahrir, che migliaia e migliaia di rivoltosi dell'Egitto avevano Twitter, stavano morendo di fame, perché in Egitto, in Tunisia, erano aumentati i generi alimentari, il pane, il frumento del 60%. E perché in Tunisia e in Egitto c'era come reddito pro capite $2,000 l'anno, mentre in Libia, dove invece c'è stata un'azione dell'imperialismo europeo assieme alla NATO, il reddito medio pro capite era di 12.000 euro. Solo che vi raccontano che ci sono i massacri. Ci sono i massacri anche in Siria, ma spesso sono massacri finti, cioè per cui vengono accusati gli uni e invece i massacri li hanno fatti gli altri. Vi possono raccontare qualunque cosa, infatti i mezzi di comunicazione di massa vi raccontano qualunque cosa. Lo dico perché qua ci sono i compagni dell'ambasciata cubana in rappresentanza, di cui siamo molto contenti. Mi porto appresso un articolo, una foto, un fotoarticolo, li chiamano così, di Repubblica. Il giornale è della sinistra, no? Chi è di sinistra compra Repubblica. Leggetelo magari, perché bisogna leggere tutto, ma sappiate che racconta un sacco di balle. Pensate che pochi mesi fa, quando il Papa Ratzinger è andato a Cuba, hanno fatto questa foto notizia, adesso non ve la posso far vedere, ma vi assicuro che chi è qua può venirla a vedere, che recitava: la folla dei fedeli cubani nella Piazza della Rivoluzione in attesa della messa del Papa. Sullo sfondo la gigantografia di padre Felix Varela. Padre Felix Varela è uno di quelli che ha rotto le scatole lì, no? E quindi volevano far vedere che il popolo cubano addirittura inneggiava con una gigantografia. Peccato che questa gigantografia sta nella facciata principale del Palazzo della Rivoluzione ed è la gigantografia non di padre Felix Varela, ma del comandante Camilo Cienfuegos. Sono dei somari e sono anche in malafede, e non so se sono più somari o più in malafede, propendo per il fatto che siano in malafede, come spesso la comunicazione di massa in questo paese è in malafede. E allora noi poniamo dei paletti internazionali anche scomodi. Abbiamo sentito a sinistra, questa finta sinistra, questi finti comunisti, uno come Ferrero che difende le Pussy Riot, le avete viste, quelle ragazze col passamontagna, che sono andate nella chiesa principale ortodossa di Mosca urlando improperi contro l'arcivescovo ortodosso, saltando seminude sull'altare, e c'è stata una campagna, noi non amiamo Putin, ma c'è stata una campagna dell'imperialismo contro la Russia, perché comunque è un paese indipendente, per dire che c'era una repressione incredibile verso queste due ragazze. Negli stessi giorni alcune donne palestinesi sono state condannate a 10 anni perché non passavano, non si rifiutavano di passare sotto il giogo dei blocchi a Gaza. Gli hanno dato 10 anni, nessuno ne ha parlato. Hanno parlato di queste tre simpatiche fanciulle, che potrebbero venire a provare a fare la stessa cosa in Italia, magari a saltare seminude urlando insulti al Papa San Pietro, qua gli darebbero forse una medaglia, no, le arresterebbero come hanno fatto in Russia. Però tutta la mobilitazione della capacità di questo imperialismo, di questo modo di gestire la comunicazione, che rimbambisce tutti, perché vi raccontano delle cose finte. Alcuni nostri giovani mi dicevano l'altro giorno: guardiamo tutte le televisioni, leggiamo tutti i giornali, perché vogliamo capire cosa ci vogliono far capire.
Credo che questa sia la critica e l'invito che vi facciamo. Dovete leggere e ascoltare di tutto per sapere appunto quello che vi vogliono far credere, quello che vi vogliono far pensare. E probabilmente la realtà, la verità sta esattamente al contrario. Siamo comunisti anche per questo. Siamo comunisti perché pensiamo che quell'idea di trasformare la società, di far sì che ognuno possa avere secondo le proprie possibilità e ognuno abbia la capacità di partecipare, di essere protagonista, lo vogliamo fare con una critica anche con l'elettoralismo. La politica vi chiede il voto, noi non vi chiediamo il voto, vi chiediamo qualcosa di più. Se fossimo in chiesa vi diremmo: vi chiediamo l'anima, vi chiediamo il protagonismo, vi chiediamo la vostra militanza, vogliamo che cambiate davvero la vostra vita, perché vogliamo che il comunismo sia fatto anche con i non comunisti. Vogliamo convincerci e convincere della nostra idea, della forza, della capacità di incidere della nostra idea. Non ci interessa prendere uno scranno in più o in meno in Parlamento. Guardate, tutti i partiti che vi chiedono quello ve lo chiedono per farsi gli affari loro. Ripeto quello che dicevo prima: la politica non conterà quasi più niente, salvo per quelli che la faranno. E allora da questo punto di vista vi diciamo semplicemente che su questo quadro politico non ci piace nessuno. Non ci piace la destra con Berlusconi, l'abbiamo visto, non ci piace la finta sinistra con tutti questi che litigano uno contro l'altro solo per sgomitare a vedere chi si siede prima sul seggio in Parlamento. Non so neanche se noi presenteremo le liste del nostro partito, ma certamente saremo comunque qua a Pomigliano, saremo comunque davanti alle fabbriche, cercheremo di costruire realmente la forza organizzata del Partito Comunista. Lo facciamo con la nostra teoria, la teoria anche di un partito ideologico. A noi non basta il voto, ci interessa, dicevo, marginalmente, ci interessa convincere, ci interessa conquistare, avere come militanza, avere la capacità cioè di cambiare davvero la vita delle persone. E per questo siamo contro l'Europa. Un signore, lo chiamo così, Bertinotti, ci raccontava che l'Europa non era quella dei capitali ma poteva essere quella dei popoli. Abbiamo visto solo l'Europa dei capitali, per questo motivo oggi siamo contro l'Europa, semplicemente siamo contro l'Unione Europea, contro questo agglomerato capitalistico, e vogliamo riflettere sugli errori del passato. Lo abbiamo fatto già l'altra sera con un dibattito importante con gli operai, i compagni dello Slai Kobas, quando si raccontava come da una forza grande che aveva il Partito Comunista in Italia si è poco alla volta arrivati a questo disastro. Ma il disastro arriva da lontano, arriva dalla linea dell'euro di Luciano Lama, arriva dalla linea delle responsabilità, arriva dalla linea di unità nazionale, arriva dal compromesso storico, cioè arriva da quell'idea di non andare avanti, non di non coinvolgere tutto il popolo. Noi vogliamo coinvolgere tutto il popolo, non ci interessa se un poveraccio, un proletario o magari un nuovo proletario aveva votato per la Lega, per Alleanza Nazionale, non ci interessa per cosa aveva votato, ci interessa la sua condizione di classe, ci interessa cosa rappresenta nella società. E certamente oggi il numero degli sfruttati, degli uomini e delle donne senza diritti cresce, cresce davvero. E allora vogliamo da questo punto di vista lanciarvi davvero un messaggio: poco alla volta andremo avanti e poco alla volta scoprirete che questo simbolo della falce martello verrà depurato da quelli che ne hanno approfittato fino adesso, perché troppi hanno approfittato di quel simbolo per fare delle carriere individuali e personali. Abbiamo messo nel nostro statuto, sta scritto, sta stampato, che chiunque di noi verrà eletto in qualunque istituzione non potrà ricevere lo stipendio di un lavoratore. Sta scritto, e nel primo articolo dello statuto, del regolamento finanziario, perché con la politica non ci si può arricchire, non ci si deve arricchire. Lo facciamo ricordando la nostra idea, quell'idea grande per cui 70 anni fa gli uomini e le donne che fecero la resistenza morirono. Lo facciamo per ricordare, e cito il numero non a caso, i 10.000 iscritti al Partito Comunista durante il fascismo, perché una critica la dobbiamo anche fare, perché questo è il paese del tutti fascisti, tutti antifascisti, tutti con Berlusconi, tutti contro Berlusconi,
e quando c'era il fascismo, gli iscritti al Partito Comunista Italiano, fino al 1943, tra Italia ed estero erano 10.000. Solo a Torino nel 1946 erano 60.000 e in Italia erano oltre 2 milioni, solo due anni dopo, cioè quando non si rischiava più tutti iscritti, quando si rischiava la pelle pochi iscritti. Oggi la pelle fortunatamente non la si rischia il posto di lavoro, ma si rischia spesso la dignità e quindi chiediamo specialmente non ai giovani, ma a quelli che hanno già una certa età, io comincio ad averla. Qualche anno fa non avrei incrociato gli occhiali per guardare gli appunti, suona anche male, ma comincio a diventare vecchio. Quelli che hanno una certa età hanno una grande responsabilità, perché dietro quel simbolo c'è non solo una tradizione, noi non siamo un club, noi non siamo una squadra di calcio, belle, io sono del Torino, lo sapete, noi siamo la storia del popolo, siamo dalla parte del popolo e vogliamo ricordarlo qua, con i nostri fratelli di Cuba, con i nostri fratelli del KKE, del Partito Comunista di Grecia, con i compagni del Movimento Comunista Internazionale che ci hanno raccontato dell'unica unità che ci interessa, l'unità tra i comunisti, quelli che stanno davvero dalla parte del popolo. Vi chiederanno, ci chiederanno, ma con chi vi alleate? Noi ci alleiamo con il tassista, col piccolo commerciante. Partiamo dall'unità degli operai col ceto medio proletarizzato, non ce ne frega nulla né di Casini, di Bersani, di Vendola, di tutti questi poltronari, non ci interessa nulla. Noi non ammaineremo mai la nostra bandiera, non ci vedrete con nuovi colori, non ci vedrete col viola, non ci vedete con gli indignados, non ci vedrete con le bandiere fucsia, non ci vedrete con gli arancioni, ci vedrete solo e sempre con la bandiera rossa e la falce martello del Partito Comunista. Buonasera. Bandiera rossa, avanti o popolo alla riscossa, bandiera rossa trionferà, bandiera rossa la trionferà, bandiera rossa la trionferà, bandiera rossa la trionferà, e viva il comunismo della libertà, e cambia il mare alle miniere, rosse bandiere. Rosse bandiere, la cambia al mare, alle miniere, rosse bandiere, sventolerà. Bandiera rossa la trionferà, bandiera rossa la trionferà, bandiera rossa la trionferà, e vive il comunismo della libertà. Non più nemici, non più frontiere, solo i confini, rosse bandiere. O comunisti alla riscossa, bandiera rossa trionferà, bandiera rossa la trionferà, bandiera rossa la trionferà, bandiera rossa la trionferà, e viva il comunismo della libertà, e viva il comunismo della libertà. Via Val, sei tu! Errore dei fascisti e dei falsi comunisti.